Bentornati amici di Obiettivo News ad una nuova puntata di 2-4 ruote e passioni motori, una puntata dedicata al motociclismo e lo faccio qui in studio con un gradito ospite, Diego Picatti, ciao, benvenuto. Ciao, buongiorno, grazie per avermi invitato. Dopo che sei stato citato più volte da nostri ospiti che sì, sono stati visto. Qua, abbiamo detto adesso è l'occasione giusta per invitare anche lui. Tu hai un passato nel mondo delle due ruote che parte da molto lontano, partiamo sì, dall'89, perché... vabbè non per quello, partiamo dall'89 e tantissimi risultati, tantissime le tue esperienze, se vogliamo magari ripercorrere un po' a grandi linee insieme quelle che sono state le tue vittorie, comunque i tuoi successi. Diciamo che sì, come diciamo l'età c'è, quindi è un po' di anni che corriamo, ho combinato un po' di tutto e sono cominciato a correre nell'89, ho comprato una bella Honda 125 NSR e ho deciso di lanciarmi a fare le gare. Sono partito proprio qua dalla Forno Milani, la prima gara che ho fatto, ho preso questa motoretta qua, ho fatto la licenza tutto di nascosto dai genitori, tutto un po' di corsa. Hanno iniziato così. Sì, perché a 18 anni, prima non si poteva, ho dovuto aspettare 18 anni. Il mio amico e socio Claudio Maciotto mi aveva prestato una tuta sua, avevo messo la sua tuta e siamo partiti così. E ho fatto la prima gara qua a Forno Milani e poi ho cominciato piano piano, siamo andati avanti, ho fatto un po' di anni con la 125, poi sono passato alla 600, abbiamo cominciato a correre un po' con la 600, con il CBR 600, con la Yamaha, tutte queste cose qua. Poi negli anni mi ero fermato, mi sembra, un attimino e avevo ripreso il 250, avevo fatto un po' di gare con la Briglia 250 in salita. Invece in circuito abbiamo fatto con il Suzuki 600, con l'SV 650, dove ho corso anche con Simone, abbiamo fatto il trofeo SV 650, ci siamo divertiti tantissimo, perché noi alla fine facevamo tutte queste gare, ma per noi era un bel divertimento. Penso che ci divertivamo più noi di come si divertono adesso, perché voglio dire, non è che non c'era la competizione, no. Perché noi assolutamente la competizione c'era, perché poi quando partivi eravamo uno contro l'altro, però c'era il divertimento, si scherzava, si faceva i viaggi insieme, si andava in discoteca magari prima di partire, si andava a fare le cene e quindi era un grosso divertimento questo, cioè nel senso stare già insieme e poi le gare era tutto il resto. Tante le competizioni che hai fatto, tante le gare in salita, ho visto prima tutti gli articoli che mi hai portato a vedere, diciamo che... Sì, infatti... Si è scritto tanto di te. Sì, ma una volta infatti si usava molto, c'era il Canavese, c'era il Risveglio e avevamo questi giornali qua locali dove ci scrivevano tutti gli articoli e faceva piacere. Era anche più, forse più seguito anche il mondo dei motori locali. Beh, sicuramente sì, ma anche perché c'erano salite. Di più. Sì, ma non c'era adesso più. Purtroppo salite qui intorno non ce n'è più. E vedo che comunque anche quando ho visto un paio di gare così, ho dato un'occhiata alle gare in salita, sono anche molto meno iscritti, le gare sono molto lontane, quindi di qua sinceramente effettivamente ho perso anch'io un po' la rotta, non saprei neanche più chi corre in salita adesso dalle nostre parti. Tra l'altro è appena uscito il calendario del campionato italiano velocità in salita, sono 5 tappe. 5 tappe, sabato e domenica, quindi 5x2, 10 o 6. Okay. Non so, fanno due gare. Forse. Fanno due gare sabato e domenica, però sono tutte dal centro, specialmente in centro Italia. Infatti qui noi si è perso parecchio, da quando Forno Milani, io mi ricordo c'era Forno Milani, eravamo veramente in tanti, c'era la Curnia Alpette, abbiamo fatto la Rocca Corio, la Piana Roccone, c'era la Cocconato, c'era la Chivasso Castagneto, che è una gara che non ho mai fatto. Non ho mai fatto, ho fatto tutte le altre, tutte quelle intorno a Romanina Veglio, tutta questa zona di queste colline qua, e le ho sempre fatte, ma la Chivasso non mi ricordo mai il motivo, ma c'è sempre stato qualcosa che era una bella gara anche quella. C'era la Cintano Castelnuovo Nigra. Ci sono Castelnuovo, sì, c'era praticamente. Quella sulla Serra. Sì, quella l'ho fatta, sì, è vero, c'era quella salita lì. Quella lì un anno abbiamo fatto per sì, mi ricordo. Ce n'erano davvero tante in Piemonte. Qui sì, era cosa.
anche c'è in, da in, dire in che Trento Bondone, anche non in Piemonte, andando per la Levico. Sì, ce n'erano. Gassino Scholz, mi ricordo Gassino Scholz. Sì, sì, parecchie. Infatti ricordavo la Cocconato, lì l'avevo fatta con 125 perché era all'inizio, c'erano una gara, sì, sì, ne avevo fatte parecchie. C'è da dire che comunque anche le strade erano un po' più belline. Sì. Adesso il problema grosso, io penso che organizzare una salita sia la strada, trovare le persone che abbiano il tempo e la voglia di dedicare a queste cose, perché comunque ci va un sacco di tempo, ci va... E la responsabilità. C'è la responsabilità. Io mi ricordo che una volta eravamo una salita, adesso forse era a Romanina Veglio, se non sbaglio, qualcosa del genere, avevano dato fuoco di notte alle balle di paglia perché c'era gente che non voleva le salite, allora sì, dopo beh, hanno dovuto ricambiare le cose. Quindi cioè, è un bel lavoro cioè, stare dietro queste cose. E adesso... qua è diventato... Poi adesso anche per la sicurezza devi comunque fare delle chicane, non è più, ad esempio, anche solo la Forno Milani che partivi. Sì. Sì, poi adesso ci sono comunque anche dei mezzi che sono molto più potenti, cioè alla fine correre in salita adesso con le moto che ci sono adesso, perché hanno i controlli, ci aiutano e tutto, però diciamo che sono dei mezzi per le salite... ben impegnativi. Certo, poi andando avanti, tu comunque sei meccanico e quindi hai avuto anche... Sì, io ho sempre avuto appunto un'officina, diciamo che ho sempre avuto officina, preparazione di moto, quindi negli anni ho fatto un po' di, come diceva anche Simone, avevamo fatto il team con lui, abbiamo fatto parecchie salite, io seguivo lui, seguivo altri ragazzi e quindi correvo e mettevo a posto le moto. Beh, è un giusto, connubio. Sì, è sempre stato un po' difficile, perché comunque sembra facile, ma quando devi stare sempre dietro tutti, e poi... Tralasci un po'... Per me la fine della gara era quasi... un contentino. Sì, esatto. Perché comunque non sembra facile, ma... porti tutte le moto, carica, scarica, tutte le cose, segui, uno che ti chiede una cosa, l'altro che ti chiede un'altra, è impegnativo, però diciamo che anche questa è stata una bella esperienza. E nel 2010 sei approdato al mondiale? Nel 2010 sì, sono stato contattato da Giorgio Bertelli, che è qua di Torino, che lui aveva un team nel mondiale, e insieme a Bava, Roberto Bava di Castelnuovo, Riccardo Marcon e Patrizio Gollan, che è un argentino che era con noi, abbiamo incominciato questa avventura perché partiva la Moto 2 nella MotoGP, dove si costruiva il telaio e si faceva il primo anno. E allora insieme a un telaista di Pesaro, abbiamo costruito questo telaio qua e siamo partiti, telaio, abbiamo assemblato la moto, abbiamo fatto tutti certo. Questi lavori qua e siamo partiti nel 2010 con il Mondiale Moto2 con Baldolini, Alex Baldolini. Ecco. È stata una bella esperienza, è stato il primo anno, è stato bello perché comunque poi siamo arrivati con la nostra moto e gli altri comunque avevano tutti i telai comprati da Sutter, Calex, cioè allora certo. C'era cosa. I motori erano tutti Honda cosa. Ed è stato bello, sì, è stata una bella, veramente una bella soddisfazione. Una bella e poi da lì siamo andati avanti. L'anno dopo, per problemi di gestione della Dorna, abbiamo dovuto mollare la Moto2, che non sto qua a spiegare, ma comunque poi abbiamo dovuto mollare la Moto2. E abbiamo cominciato a fare la 125, allora c'era ancora la 125. Sì, perché poi la Moto 3 è venuta dopo. La Moto 3 è venuta l'anno dopo, infatti abbiamo cominciato la 125 con delle KTM 125 e poi è venuta la Moto 3 dove poi abbiamo preso con noi Jack Miller, che poi adesso è arrivato, Jack Miller. È stato sì, un fenomeno, era un ragazzino, poi allora era proprio giovane. Sì. L'abbiamo visto su in Germania, da lì poi è venuto con noi, abbiamo cominciato a farlo correre. Ce n'ha combinati di tutti i colori perché lui è proprio... è Jack che si vede ancora adesso. Immagino il carattere non cambia. Poi è stato molto bello perché comunque lui era giovane,
e quasi, non dico abbandonato, perché qua è venuta anche la sua mamma, però... E sì, dall'Australia. Sì, dall'Australia è stata veramente difficile per lui, io penso. E quindi era sempre con noi, combinati tutti i colori, che aveva con la bicicletta. Noi, ma Jackie, ma ti fai male con la bici? Poi non riusciamo, no, lui, no, sì, sì. Sì, sono sì, quei caratteri bello. Che sono certo, duri da, certo. da far... Sì. E poi io con la mia struttura e tutto ho avuto la possibilità di avere un aggancio con Tecnomag Car Expert Intervette, che sono degli svizzeri, che loro già correvano, avevano bisogno di fare un team, mi sono messo con loro, io avevo tutta la struttura, camion, certo. Box e tutto ciò che serviva per correre, loro avevano appunto comunque i soldi, tutta la struttura, e siamo partiti per fare sempre la Moto2, con Tom Lu, no, il primo anno avevamo Domenica Egerter, poi Robby Mullhauser, poi guarda, abbiamo avuto parecchi piloti che io certo. sinceramente non mi ricordo. Vabbè, no, poi passano. Qualcosa adesso ti sto dicendo i più importanti, più conosciuti. Importanti, perché poi dopo infatti abbiamo fatto un doppio team, è entrato anche Tom Luti, quindi avevamo due squadre, una cosa, è stata una bella esperienza, fino al 2016, compreso il 2016 e poi... Sono tornato qua. Sei tornato a... Sì, ho fatto 7 anni in giro per il mondo. Poi... E poi è bello, mi è certo. piaciuta, è stata una bella esperienza. Sono contento di averla fatta. Dovessi farlo, lo rifarei volentieri. Però sono quelle cose che sai, fai un po' di tempo e poi... Sì, a me piace molto, tra virgolette, mettermi in gioco nel senso di fare le cose e boh. Quando sono riuscito a farle sono arrivato. Cambiare obiettivo. Adesso sto facendo corsi di guida in pista a Lombardore oppure nei circuiti tipo Cremona o Oltazze Nuvolari e parecchi stradali, stiamo facendo parecchi corsi stradali e continuo a preparare comunque moto per clienti che vanno a girare il circuito, queste cosine qua e quindi continuo a fare una parentesi cose. Anche nel mondiale endurance con Robby Rolfo. Prendere il mondiale endurance, sì, perché il proprietario del team del mondiale endurance lavorava con noi nel team, questo qua che dicevo, nel mondiale Moto2, e un giorno mi chiama e mi dice, ma dobbiamo fare cosa, se vieni anche tu a darci una mano, partiamo. Sono andato a Spa, Franco Scià, è stata anche lì una bella esperienza, perché le 24 ore sono 24 ore, sono 24 ore. Avevo già fatto un po' di anni fa proprio con loro, con la Kawasaki, il Boldor, ed era stato anche lì una bella esperienza. Sono gare dure, difficili, perché comunque sia come pilota che come meccanico ti mettono alla dura prova. Sì, sì, sono veramente dure. E sono andato con loro, abbiamo fatto terzi, primo team privato con la Yamaha, beh, è stata lì anche una bella esperienza. Certo, delle belle. Che poi come pilota abbiamo fatto noi con Simone Cortese, abbiamo fatto nel 2006 e questa è stata anche una bella esperienza, perché noi allora partivamo così, nel 2006 io avevo un bel CBR 1000, abbiamo deciso di partire, di andare a fare la gara di mondiale endurance, abbiamo preso il camper con il carrello, siamo partiti e via, siamo andati su Assen in due, anzi in tre, perché poi c'era un nostro amico Oscar che ci dava una mano, tu calcola, noi siamo andati a fare una gara di mondiale endurance. Certo, sì, bellissimo. Allo sbaraglio. Sì, sì, ma è stato veramente bello. Peccato che si è spaccata la frizione a metà della gara, però eravamo veramente ben messi. Sì, sì, era poi c'era bello. Anche in ballo il sogno di avere un vostro team all'interno dell'Endurance, che purtroppo non sì, si è sì, prima del 2009 purtroppo sì, abbiamo... Io avevo conosciuto una persona che era appassionata di questo, lui lavorava con delle aziende che avrebbero potuto sponsorizzarci. Siamo partiti per fare il team Endurance, abbiamo fatto anche dei test, abbiamo fatto tutte le cosine, poi purtroppo lui è andato a mancare e a quel punto gli sponsor mi hanno detto, perché arrivi. La sfortuna è stata, per capirci, che purtroppo noi siamo partiti facendo un finanziamento io e lui e abbiamo acquistato tutta roba. Poi lui mi ha detto, tanto un finanziamento lo chiudiamo perché appena ci arrivano i soldi degli sponsor, certo. chiuderemo tutto e andremo avanti. Purtroppo non è andata così, perché al momento in cui lui è mancato io ho parlato con gli sponsor, loro mi hanno detto, ma guarda, noi è una cosa che fatto interessava con lui e quindi cosa, e
purtroppo non ho potuto andare avanti, anzi ho dovuto, come si dice, rimboccarsi le maniche e per un po' di anni chiudere tutto. Per carità, mi è rimasta la roba, però certo, io di comprarmi tutta questa roba. Ma devo dire che comunque alla fine non è andata male, nel senso è andata male che per lui, poverino, che purtroppo Roberto che non c'è più. E, però per il resto diciamo che mi ha mandato, mi ha fatto fare quel passo che magari non avrei, non mai fatto, perché non avrei mai comprato una struttura, niente per farlo. L'abbiamo fatto e da lì vedi che sono andato a finire il mondiale, perché comunque certo, questo è quello che mi ha dato la spinta con Giorgio per te, voglio dire, bene, abbiamo la struttura, partiamo e lo facciamo. Certo, sennò magari doveva andare così. Doveva andare, quello che dico sempre, doveva andare così, certo. Che differenza c'è tra il mondo delle competizioni del giorno d'oggi a quelle dei tempi in cui tu eri pilota? Questa è una bella domanda. Diciamo che io le ho viste un po' tutte e due, perché comunque... Sì, sia da una prospettiva che dall'altra. Perché comunque io correvo, ma nello stesso tempo comunque facevo anche il meccanico, quindi... Diciamo che noi... la vita era proprio diversa, c'era forse meno soldi, c'era forse un po' più la passione, la gente aveva più voglia di fare le cose, perché magari aveva meno cose. E quindi... noi partivamo veramente con tutto quello che c'era, per noi andare a correre era la cosa bellissima. Adesso ho notato che purtroppo i giovani hanno tanti, molto il papà forse che ha più voglia di correre di loro, è vero, e quindi li portano, gli fanno tutto e cosa. E loro sì, vanno, sono contenti, per carità, però secondo me hanno tutto, no? Hanno troppo. E quindi anche per loro è diventato un lavoro, e un lavoro diventa difficile. Se lo prendessero più come divertimento, come facevamo noi, è uno sport e allora ti diverti. Per loro invece chi viene portato dai genitori, chi viene portato dalla struttura, cosa, loro entrano in un meccanismo, secondo me, dove dicono questa è la mia vita, questo è il mio lavoro, io devo diventare famoso, io devo guadagnare con le moto. E questo sì, per me mette un po' i bastoni tra le ruote, nel senso di questo. Poi ci sono ancora i ragazzini che invece hanno voglia, che quelli che magari non hanno neanche solitamente le possibilità. Esatto, sono sempre quelli che... Sì, le cose. Però devo dire che la diversità sostanziale è molto che, come dico, noi partivamo con la nostra macchina e la tendina, smontavamo la macchina, la moto, la mettevamo in macchina, partivamo. E via. Io ho fatto delle gare a Varano andando in moto, quindi voglio dire... Adesso sarebbe improponibile, impensabile, è cambiato proprio il mondo. Adesso oramai hanno tutti almeno una struttura, almeno un camper con qualcosa, cioè è cambiato parecchio. Le moto, se non hai una moto comunque, io vedo appunto adesso che preparando le moto, guardando se c'è qualche ragazzino che deve correre, se non fai la moto proprio bene e spendi i soldi giusti per poterla fare, è difficile avere la moto competitiva, anche se poi tutti dicono ah, il trofeo, moto originale, prendi, fai. Più o meno, non è così, perché comunque la moto va smontata, va rimontata, cioè una moto è diversa. Noi forse per questa cosa qui ce l'avevamo molto meno, noi riuscivamo forse a fare... Le moto un po' più erano un po' più stradali, veramente, cioè nel senso certo, si spendeva meno. Sempre parlando di giovani, guardando all'interno, ad esempio, anche del moto mondiale, prendiamo le categorie minori, moto 3 e moto 2, prendiamo la moto 3, sono davvero pochi gli italiani che riescono a approdare ad un campionato mondiale. Sì, adesso sì. Colpe... Ma ce ne sono proprio pochi adesso. Lì le colpe. Un po' la federazione che forse non aiuta. Noi abbiamo visto, per esempio, noi abbiamo l'esempio lampante di Pecco, Bagnaia, cioè lui qui in Italia non ha fatto niente, lui ha fatto due garette qua, è andato a venuto, sì, quando era piccolo. Ha fatto la minimoto, ha fatto quello che c'era da fare, poi ha detto qui io se voglio fare qualcosa devo andare in Spagna, partito, è andato in Spagna, ha fatto il CEV, anche come Moto2, tu quando fai il CEV in Moto2 arrivi nei primi, hai diritto ad andare direttamente nel mondiale. In Italia la Moto2 non esiste nemmeno praticamente, no. Anzi ti dirò, la prima gara che hanno fatto di Moto2 l'abbiamo fatta noi con Diego, adesso il cognome non mi ricordo, e l'abbiamo vinta,
insieme a Patrizio Gollan con la moto che è quella che avevamo usato con Baldolini appunto nel mondiale. Eravamo andati a fare la prima gara che si faceva, allora avevano fatto Moto2 e Supersport insieme e avevamo fatto questa gara, ma ti dico erano forse 4 o 5 le Moto2 e non è partito, cioè in Italia non è partito. No. Moto3 alla fine se tu vai in Spagna corri con una Moto3, in Italia forse quest'anno ho letto qualcosina che vogliono incominciare a fare qualcosa, però se no è molto difficile, purtroppo l'Italia è un po' così. Sì, diciamo che anche ad esempio, prendendo ad esempio Valentino Rossi ha avuto questa, diciamo l'Academy è stata davvero una grandissima fortuna per sì, tanti certo. Piloti italiani, primo il nostro Celestino. Certo, che è stato molto bravo, proprio bravo. Che sì. Ha avuto comunque, ha avuto e ha la possibilità di... Certo, è andata bene che è riuscito a entrare lì e poi e come diciamo bravo, sempre, sì, si è trovato nel momento giusto, al posto giusto nel momento giusto. Sì, sì. Come diciamo sempre, sì, forse un po' il destino, però sì, sì. Sicuro. Lui comunque dico è stato molto bravo, è un pilota veramente bravo, perché comunque io che sono stato lì vi garantisco che non la è Moto2 vanno forte, diciamo proprio vanno forte, 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 e lì guidano proprio, quindi cioè, tanti dicono cosa, ma lì guidano proprio perché... Sì, la differenza la fa il pilota. Sì, 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 lì devi proprio guidare. Adesso quest'anno, da quando hanno i motori Triumph è diverso, hanno un po' più di elettronica, e quindi diciamo che anche il team fa un pochino, forse la differenza un po' sulla messa a punto. Quando c'ero io in Moto2 noi avevamo i motori di CBR 600, elettronica quasi inesistente, nel senso si faceva carburazione, però, e quindi ti dico, lì faceva veramente la differenza, loro andavano proprio forte. Sì, poi comunque... La geometria, le ciclistiche, queste cose qua sì, dico, fanno sempre la differenza. Cioè, diciamo che il team deve lavorare nel suo modo, perché sennò però per dirti vanno proprio forte. Celestino quest'anno è andato in KTM, che comunque speriamo che abbiamo dire, più di fortuna. Sì, le moto sono tutte uguali, perché sì. Alla fin fine la Fantic che aveva prima è esattamente la KTM che adesso, perché il telaio è Calex. Però dicevamo appunto cambia la gestione, cambia la gestione nel senso che cambia il team, cambiano i tecnici, cambiano le persone e alle volte... Sì, alle volte magari uno si trova sì, anche... Sì, sicuramente, poi magari trovano, sai, ogni pilota comunque ha il suo modo di guidare. Certo. E se il team riesce a dargli quello che vuole ecco, lui... Ecco, questa è anche una bella domanda, cioè il team comunque fa tanto certo, a livello... Certo. Sia di consigli che a livello anche magari umano, a livello empatico, magari qualcuno... Un pilota riesce a legare di più con una determinata squadra piuttosto che con un'altra. Certo, fa molto, fa specialmente molto a livello psicologico, nel senso che uno riesce a parlare magari con i tecnici, a un bell'ambiente, perché poi chi non ha provato a fare il mondiale non lo sa, ma sei in giro per il mondo per 8 mesi, no, praticamente. E a casa ci sei poco, infatti io quando tornavo quasi che mi sentivo un estraneo, certo. Però la gente non pensa, ma io tornavo e stavo a casa 3 giorni, quei 3 giorni, 4, sì, fai due cose, prepari l'altra valigia e riparti, e quindi per noi era difficile. E loro diventa la loro famiglia, sì. Quindi sei nel box, ah dai entriamo, facciamo, perfetto, usciamo il box, andiamo in hotel, mangi in hotel con loro, alla sera poi vai a dormire, al mattino ti svegli, fai qualcosa, cioè è proprio una questione di stare sempre insieme. E il team fa molto a livello di questo e soprattutto poi dopo comunque a mettere a posto la moto, queste cosine qua, però se c'è un buon rapporto è anche più facile gestire la situazione meccanica, no? Certo. Perché tu comunque hai un buon rapporto con il tuo capo tecnico, con il meccanico, con tutte le persone che ci sono intorno e riesci anche a... magari appunto a, come dire, esprimere ciò che tu hai bisogno, e quel punto lì è più facile, certo. Sicuramente. Quando ci sono le zinzagne, quando c'è un po' di problemi nei team, si vede anche che alla fine faticano, ma perché è normale, comunque. Ovvio. Siamo umani e dobbiamo comunque avere a che fare con il nostro corpo. Per chiudere la nostra intervista, abbiamo per il secondo anno consecutivo un pilota italiano, piemontese, torinese, mamma mia, sì. Campione del mondo. Davvero, è stato proprio bravo, sì, sì, anche perché quest'anno
Martin camminava e quindi quest'anno gliel'ha fatto sudare, sì, sì, moltissimo, sì, sì, sì. No, sono molto contento anche per questo, perché comunque è qua. È qua. Certo. Sì, sì, certo. E delle gare sprint, cosa pensi? Ma la gara sprint ha dato un po' di sprint comunque. Sì, non ci fossero state le gare sprint avrebbe vinto con tre gran premi di anticipo. Penso, esatto, a livello di punti. Esatto. E poi comunque devo dire che, perché poi i piloti si lamentano un po' tutti, no? Però sono corso in moto, cioè ogni tanto sento qualcuno... Le signorine. Dice, cioè, ogni tanto sento qualcuno dico, sentite, ma allora, il pubblico vuole vedere comunque, cioè stai facendo uno sport dove è sempre stato così, quindi stanno diventando un po' signorine, no? Le volte. E invece queste gare sprint sono belle, perché comunque lì vanno forte, perché non hanno... incominciano a non avere problemi di gestione di gomme, un po' di meno, quindi è un po' più divertente. Secondo me sono state delle belle gare, è stata una un buona idea questa, sì, certo, certo, sì, sì. Meno male. Noi ti ringraziamo di essere stato nostro ospite, ti facciamo in bocca al lupo. Io ringrazio voi tantissimo. Per il proseguimento dei tuoi obiettivi. Certo, grazie. Grazie, grazie a te. Noi amici di Obiettivo News vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana e mi raccomando continuate a seguirci su ONTV Web, su Obiettivo News e su tutti i nostri canali social. A presto!